Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Video haul, diciamo che prevalentemente è un video haul di abbigliamento, diciamo così, fatto in questo periodo. Oddio, dipende in realtà quando riuscirò a caricarlo, però diciamo post saldi, saldi e post saldi. In realtà ero via nel periodo dei saldi, per cui mi sono persa un po' le cose migliori. E a dire la verità non ero molto in vena di shopping, poi mi sono un po' ripresa e quindi sono andata a dare un'occhiata in alcuni negozi, non tutti quelli in cui di solito vado ad acquistare perché non ho avuto proprio tempo, però dove sono stata ho acquistato e vi mostro. Allora, in realtà no, perché vi dico la verità, sono stata da Zara e non ho comprato niente, c'erano un paio di scarpe che mi ispiravano. Scontatissime tra l'altro, ma non le ho prese, poi capirete perché. Ne ho presi altri tre paia che adesso vi mostro. E poi dov'è che sono stata? Di negozio un po' più conosciuto, nessuna parte. Stradivarius, sì, sta Stradivarius, non ho comprato niente neanche lì e non mi ricordo più. Vabbè. Allora, partiamo. Sono acquisti misti, ho una marea di sacchetti, sacchettini vari. Tiro fuori a caso, vi mostro, che così poi riesco anche a mettere via. Ah, perdonate se mi vedete ovviamente truccata, vestita, pettinata, sempre tutto tra virgolette, perché sono vestita a metà, sotto c'ho il pigiama. In realtà sono arrivata a casa, mi sono spogliata, almeno il sotto, il sopra ho detto no, teniamolo, perché fare il video direttamente in pigiama non mi sembrava il caso. Quindi almeno la parte sopra ho tenuto i vestiti di oggi. Il trucco è quello di stamattina alle 8, adesso sono le 8 di sera, quindi quello che è. E la pettinatura idem, sono la mia solita treccia di quando lavo i capelli, me li leggo con la treccia, che così il giorno dopo sono tutti belli ondulati. Quindi non la tolgo ora per quel motivo, perché almeno ci vado a letto e domani sono belli in ordine. Comunque, allora. Tutto questo shopping è stato fatto con mia mamma, in realtà in diverse tranche, quindi non tutto assieme, ma io vi mostro così tutto assieme, un po' a casaccio. E alcune delle cose in realtà me le ha regalate lei per il compleanno, perché non sapeva cosa regalarmi. Vi ho già spiegato la storia in un altro video. Mi aveva già fatto un regalo molto importante a dicembre. Per cui per il compleanno poi non aveva più idee e quindi quando siamo andate un paio di volte a fare shopping io e lei, quello che magari ero indecisa, non sapevo se acquistare o non acquistare, o che mi piaceva e che magari piaceva anche lei, me l'ha acquistato lei. Quindi ora comunque vi dico tutto. Allora, un paio di pantaloni a 12,50 euro, qua anche lo scontrino, qua c'è mille scontrini tra l'altro, vabbè. Normalissimi, sono dei normalissimi jeans elasticizzati, dai cinesi, giusto per vita alta, dice, questa è una M, mi piacciono perché sono un grigio slavato. Sono un po' stanca del solito nero che metto sempre, però il modello deve essere questo qui, elasticizzato, bello. Appunto, poi morbido indosso, deve venire bene ad essere comodo, mi devi stringere, non mi deve tirare. Normalissimo, bello stretto fino in fondo. Il colore appunto mi piaceva per cambiare rispetto al nero, presi anche perché appunto 12,50 euro, sconto del 30%. Dai. Cioè, mi stavano anche relativamente bene, per cui ho detto sì, va bene, prendiamo e portiamo a casa. E quindi questi per cambiare. Ok. Poi, qua ho invece, sempre dai cinesi, scusate, altra tranche però, anche questa già messa, pagata questa. 14,60. Questo è un regalo di mia mamma insieme a un'altra cosa che adesso vi mostro. Allora, la gonna è questa qui, quindi molto carina, fatta così. Forse ve l'avevo anche più o meno fatta vedere in un altro video dove parlavo dei regali. Comunque, fatta così, doppia come colore, sfrangiata sotto,
anche dietro fatta così, con la cerniera qua davanti. Molto molto carina, mi era piaciuto il modello perché quest'estate ne avevo acquistate due, sia nera che color jeans, che mi erano piaciute moltissimo, fatte sempre un po' sfrangiate, una parte più lunga, una parte più corta. Mi erano piaciute molto quelle gonne, mi ero trovata bene, mi piaceva il fatto che comunque fosse la vita alta, quindi mi piaceva portarle con le cose corte oppure con le cose un po' rimborsate. E non lo so, è un modello che mi è piaciuto. Quando ho visto questo qui, e io quelli li avevo pagati 20 euro prezzone, quando ho visto questa 14,60 scontata, fatta così particolare, bicolor, ho detto è mia e me la porto a casa, e così è stato. E insieme, mi alzo, vedrete il pigiama ora, fa niente, non fateci caso, il pigiama di Primark, comunque. Allora, questo invece è l'altro, questo ho pagato ancora meno perché questo vestito ho pagato 13 e... dove è finito lo scontrino? 13,50 e ve lo giuro, questo è lo scontrino, ecco qui, 14,60, sì, che era la gonna, mi ricordo perché l'ho messa l'altro giorno e ho staccato il cartellino io, non so dove l'ho messo ma dovrebbe essere qua in giro da qualche parte, e il vestito è l'altro. Stupendo, l'ho già indossato al mio compleanno, infatti è leggermente macchiato, devo capire come lavarlo ora. Bello bello bello, perché ha queste maniche con la spallina, ovviamente molto molto importanti, molto belle, mi piace tantissimo anche il colore, questo petrolio, verde petrolio, mi piace sia il fatto che sia così incrociato ma non troppo scollato. Ma in realtà se voi la cinturina la legate, facendola passare all'interno, diventa anche molto sexy perché qua si allarga praticamente, e se siete coraggiose e usate, viene una cosa molto molto sexy da portare magari senza reggiseno perché sennò si vede, quindi se potete permettervelo, bon. Io l'ho portato normalmente così, che era un pochettino più elegante, una lunghezza giusta anche, insomma, sia di manica che di abito, nel senso che comunque deve essere anche elegantino, non deve essere una mini, ma neanche una roba che arriva alle ginocchia, ecco, una via di mezzo. Mi è piaciuto molto per 13 euro, 14 quello che è. Sicuramente ne è valsa la pena, e ho fatto la mia porca figura anche con un vestitino così da niente, però mi hanno detto tutti che stavo molto bene, che ero molto bella, quindi io sono soddisfatta del mio acquisto, quindi grazie mamma, e rimettiamolo qua, era qui in attesa di essere visto, in realtà l'avrete visto anche negli altri video, forse li appeso se non c'era la montagna sopra di lui. Comunque, tornando a noi, cosa vi faccio vedere poi? Allora, sempre dai cinesi, per il momento siamo ancora tutto sul cinese. Sì, vi faccio vedere le scarpe. Allora, prima paio di scarpe messe oggi, quindi ce l'ho già qua in giro. Eccole qua, semplicissime, stivaletto con questo taccone in realtà, non troppo alto, quindi portabilissimo, comodo, ecco, mi piace molto il modello così con questa parte qua elastica, che poi in realtà ha la cerniera dietro, quindi io me ne infilo semplicemente con la cerniera, e anzi qua è bello largo, io poi ho una caviglia mignon, minuscola, per cui ovviamente qua non mi serve che sia elasticizzato, ma è un dettaglio estetico, ecco. Semplicissimi ma comodi, e cercavo qualcosa di diverso rispetto al solito, perché io al lavoro metto sempre scarpe comode, diciamo, però le sto sfasciando un po' tutte. Inoltre inizio ad avere dei problemi di schiena, e dopo tante tante ore in piedi mi fanno male i talloni, mi sta venendo un po' di tallonite, di tendinite. Oltre al fatto che mi fa male la schiena, insomma, non va bene avere sempre la scarpa piatta piatta piatta,
Quindi, oltre al fatto che non vorrei rovinare troppo quelli che ho, tipo i miei amati Dr. Martens, perché non li fanno neanche più così e quindi. Ero un po' indecisa perché sono un genere che effettivamente non mi appartiene, perché sono più da signorina, ecco, diciamo così. Però, insomma, ho anche una certa età. Non sono più una ragazzina, quindi è anche bene che comunque mi adatti e che quindi cerchi anche nell'abbigliamento di trovare qualcosa che non sia da vecchia, ecco, però un pochettino più serio. E queste mi sembravano un buon compromesso perché comunque hanno un po' di tacchetto, ma non esagerato. Quindi ho pensato che fossero gli ideali sia per appunto il lavoro, per la questione schiena-piedi. Che per non usare sempre le mie solite. Questi pagati la modica cifra di 15,50 euro. Quindi come cavolo facevo a lasciarli lì con questo prezzo? Cioè, impossibile. Li ho già utilizzati 2 volte, sono abbastanza comodi, ecco, quindi sono soddisfatta dell'acquisto. Poi altro paio di scarpe, queste sono molto aggressive. Queste in realtà le ho acquistate prima di acquistare le altre, quindi non avevo ancora acquistato le altre, non le avevo ancora trovate né viste, se no forse queste non le avrei acquistate. Queste le ho acquistate in un giorno in cui non avevo speso molto, insomma, mi sono decisa e le. Anzi, forse fanno parte di uno dei regali di mia mamma. Adesso non mi ricordo chi delle due le ha pagate in realtà. Comunque costavano pochissimo anche queste, quindi non potevo lasciarle lì. Ta-da! C'è. Bomba queste, ragazze, bomba. Queste sono veramente una bomba. Pagate 13 euro, ve lo giuro, se non ci credete. Ecco qua la scatola, 13 euro, scontate ovviamente. Quindi non potevo assolutamente ignorare questo paio di scarpe che mi chiamava. Sono simili a un modello che io già ho in realtà, però in versione molto più elegante. Questo mi sembrava un po' più alternativo, un po' più anche sportivo, con appunto la parte qua stringata, mentre le altre invece sono tutte unite, e allo stesso tempo, anche se hanno il tacco molto alto, è un po' largo con un po' di plateau qui, quindi comunque comode, comode per quanto possono essere comode un paio di scarpe di questo tipo, ovviamente. Però fighe, mi sono piaciute, anche i dettagli appunto così, in pitonato. Cos'è? Sì, un pitonato nero qua dietro, qua nella parte dei fori, delle stringhe, e il davanti, ups, mi stanno cadendo, il davanti, fighe, dai, non potevo lasciarle lì per 13 euro, ragazze, in offerta, ovviamente costavano di più, ma appunto mi è andata di culo, tac, come cavolo erano dentro, così. Poi vi faccio vedere. Vestito. Vestito preso nero, anche questo scontatissimo, del 70%, no, non è vero, il 50, perché da 24,90 a 12,45 non è il 70, ma il 50, però vabbè. Comunque cartellino. E il vestito è questo. È troppo figo, ragazzi. Vabbè, perdonate ancora il pigiamino mio. Non so se rende l'idea, però vestitino non troppo lungo, anzi un po' cortino, però vabbè. E tutto così in tipo tulle. Come si chiama? Sì. Fighissimo. Nero, perché ovviamente nero lo posso sfruttare bene al lavoro. Ma siccome ero con mia mamma, ci è piaciuto tantissimo anche questo colore, l'ho preso anche questo rosa. Uguale, identico modello, sempre appunto 12,45. Probabilmente era già stato scontato di qualcosa perché ci sono più etichette, però vabbè. 24 no, non li vale, non li avrei mai spesi, però per 12 euro era.
veramente troppo troppo carino, mi piace tantissimo, un po' trasparente, ma in realtà basta mettere sotto una sottana o insomma qualcosa e si risolve il problema. Però mi piaceva proprio anche il davanti, così le manichette, il tulle, top. E siccome io ero indecisa, non li avrei presi entrambi, uno di questi e le scarpe che vi ho appena fatto vedere, infatti io non ce li ho sui miei vari scontrini, esatto, no? Sono il regalo di mia mamma, quindi la gonna con il vestito verde, questo vestito, le scarpe, queste qui, io le chiamo da battona, ma perché sono quelle un pochino più aggressive, diciamo così. E poi, andando avanti, sempre con questi acquisti, esatto, questo invece l'ho acquistato io, le robe che sono, ah, questo è il cappotto, ecco, così mi sono ricordata che non ho preso una roba da farvi vedere perché ce l'ho già indosso e lo sto già utilizzando. Allora, altro vestitino questo. Di questo mi faceva impazzire il colore, non il modello, perché il modello è veramente base, semplicissimo. Però mi piaceva tantissimo questo color ruggine. E il prezzo poi, cioè 12,90 scontato del 56,45. Cioè per 6 euro non potevo lasciarlo lì. Troppo carino comunque. Con queste collettine, queste manichette così, modello super semplice, non ha assolutamente niente, semplicissimo, però mi piaceva tantissimo il colore e quindi anche questo per 6 euro preso e portato a casa. Prendo un attimo il cappotto così ve lo faccio vedere. Allora, questo è il cappotto, un altro cappotto peloso, ho una mania ormai per le pellicce sintetiche e tutto ciò che è un po' pelosino. Magari spostiamo la sedia con il pigiama. Vabbè, sotto il pigiama, come potete vedere. Eccolo qua. Tasche. L'unica cosa che non mi piace è i bottoni qua così, ma li cambierò. Però vabbè, tutto sommato in realtà non mi importa più di tanto. Comodo, bello, lunghezza giusta, quindi comunque a metà gamba, no, forse un po' più in giù, molto bello. Io simile ce l'ho giallo che avevo acquistato l'anno scorso, questa volta l'ho visto così nero, anche questo scontato e quindi non potevo proprio assolutamente lasciarlo lì. Questo pagato appunto 18 euro, 18 euro, quindi cioè, non potevo proprio. E sì, il vestito 12,45, l'altro vestito 6, mentre l'altro vestito con quelle scarpe me le ha prese mia mamma. Ultimo, dai cinesi, sì, altro paio di scarpe, queste prese in realtà insieme alle prime che vi ho fatto vedere, sono molto molto particolari, ma mi piacciono molto, con la pelliccia intanto vi faccio vedere, togliamola dai, sennò crepo di caldo. Anche queste già messe comode mi sono piaciute un sacco. Da-da-da-dan. Sempre non pitonate. Questo che cos'è? Un coccodrillo. Punta, super punta. Modello un po' particolare, un mezzo vaqueros, mezzo stivaletto. Non so come veramente come definirvelo. Mi piace tantissimo la parte qui bella ampia, perché mi piace quando comunque io avendo la caviglia stretta, le cose che mi stringono la caviglia mi danno veramente noia. Mi piacciono le cose che fanno capire che effettivamente ho una caviglia stretta. Se avete una caviglia larga non so quanto possa starvi bene. Invece sulla mia gamba, sulla mia caviglia stava bene. Le avevo viste inizialmente per mia mamma questi e poi alla fine invece me ne sono innamorata io e li ho comprati io. Ho cercato di corromperla per cercare di prendere un numero che potesse andare bene entrambe, ma non c'è stato verso purtroppo. Tacco, come vedete, non troppo, come si dice, grosso, neanche troppo alto. Quindi questo diciamo che è un po' una giusta via di mezzo tra le prime che avete visto che sono le più basse, le seconde che sono quelle alte e un po' più importabili, e questa è un po' una via di mezzo da,
Signorina che sta crescendo, che comunque la punta fa sempre un po' signorina, non so come mai, però allo stesso tempo un modello, io lo vedo anche moderno nel suo stile, non lo so, a me piace tantissimo. Poi, se avrò tempo in futuro, ho bisogno di farvi degli outfit per farvi capire come intendo io le cose, perché vista così effettivamente, magari mi dite ma che schifo di scarpa è, ma io vi assicuro che in realtà è molto molto figa, sia con le calze e una gonna, che con una longhetta, che con il jeans stretto. Io le trovo meravigliose, già portate e mi sono piaciute. Molto. Poi per finire, ultimi prodottini, questa volta da OVS. Ecco qui. Anche qua ho preso alcune cose. Allora, ma due stupidate. Uno in super offerta, un esfoliante corpo al chiarè di Shaka. Questo qua è in offerta a 1 euro, quindi ho detto vabbè, non posso lasciarlo lì, proviamolo. Non ho mai provato questa linea, non ho mai provato nulla di queste cose, però il fatto che fosse a 1 euro mi ispirava per 330 grammi, ho detto possiamo provare. Poi, qui dopo vi faccio vedere prima l'abbigliamento. Alla modica cifra di 3 euro, che quindi proprio non potevo assolutamente lasciarla lì, ho trovato questa felpina. Che tra l'altro fa parte della linea. No, non è vero. Stavo per dire una cazzata di Kylie e Kendall Jenner. No, non è questo, è l'altro top. Esatto. Felpina normalissima, nera di velluto, semplicissima, a 3 euro. Top. Questo sì fa parte della linea Kylie e Kendall Jenner. Pagata, cioè guardate qua, 7 euro anziché, non c'è scritto, era l'unico pezzo anche di quelle, infatti sono tutte e due una XL, ma perché non c'era un'altra taglia, ma in realtà l'ho provato e va bene, sta morbido, ma va bene, non è eccessivamente grande, nel senso che sì, è grande, ma chi se ne frega, era troppo carino, poi per 7 euro, cioè, è una meraviglia. È molto carino, me lo sono immaginata sia con i pantaloni che con una gonna vitalta rimborsato. Quindi carino, carino, carino. Non potevo assolutamente lasciarlo lì. Sempre in offerta, super scontati, a 5 euro. Tac, anziché lo scontrino mi dice 16,90, che era una ladrata veramente. Quindi a 12 euro in meno, perché questo sì, l'ho pagato 5. Questo kit set di 5, non so se definirle maschere. Allora, uno after disco, maschera recupero relax. L'altra hangover miracle, una maschera super illuminante. Poi c'è baciami stupido, maschera labbra e contorno labbra. Fresca come una rosa, maschera rinfrescante. E bye bye panda, maschera occhiaie. Quindi per 5 euro, quindi 1 euro a mascherino, ho detto ma sì, dai, proviamoli. Io di questa linea avevo già preso altre 3, una confezione da 3, costavano anche quelle 5, tra l'altro adesso scontate le profumazioni che erano rimaste. Questa però erano 5, quindi molto più conveniente. Ho detto ma sì, dai, proviamo. Si tratta di cosmesi naturali, però dovrei stare in realtà a controllare bene l'INCI, diciamo. Ah, ma certo, l'estetista cinica. Dice che è attestato dall'estetista cinica. Ho visto adesso qua. Guardate. Quindi davvero potrebbe essere un brand di cosmesi naturale, anche se non ha certificazioni. Quindi qua vedete, non ha nessun tipo di certificazione. Però interessante. E poi vabbè, magari in un altro video appunto più relativo alla skincare approfondiremo l'uso e le qualità di questi prodottini, perché ora non saprei che dirvi, però comunque li proverò e vedremo. Sicuramente ve ne riparlerò di nuovo. E ultime, ma non per importanza, so che sono piena di make-up e sono veramente, veramente
cioè, sommersa e non ne avevo bisogno, ma mi ispiravano troppo ed era un po' che le puntavo. Mi sono presa due palette di Make Up Revolution. Queste hanno un prezzo di 4,99 € l'una, quindi davvero un ottimo prezzo, non sono scontate purtroppo, però le volevo perché una, questa qui, la Velvet Rose, con questi colori stupendi, tutti belli caldi, è il dupe della Soft Glam di Anastasia, anzi dovrebbe avere persino un colore in più. Eccola qui, questi sono i colori, bellissimi, mi piacciono tantissimo, più o meno tutti. L'ho già utilizzata una volta, una volta sola, ma veramente mi sembrano molto burrosi queste polveri, anche gli opachi. Io ho utilizzato questo e questo, tutto in un solo look praticamente. E devo dire che mi sono trovata benissimo con la scrivenza e la sfumabilità. Ovviamente ne riparleremo. Però comunque per essere un brand low cost, veramente queste palettine top. E diciamo che io le volevo in quanto dupe di Anastasia. Questa invece è sempre un altro dupe di Anastasia, ma della Norvina. E questa è la Visionary, con questi colori decisamente più freddi, violacei, che però mi piacciono un sacco. Palette complete perché comunque hanno sia i toni caldi che i toni scuri, sia i toni opachi che quelli luminosi. Eccola qui. Veramente meravigliosa, meravigliosa. E quindi anche questa non potevo lasciarla lì, erano intatte, c'erano i tester e tutto. Ho detto ma sì dai, io le prendo e le porto a casa, vaffanculo, con 10 euro ho acquistato due palette che varrebbero 100 tutte e due, quindi veramente secondo me è un ottimo affare. Comunque anche di queste ne riparleremo poi o vedrete magari dei look realizzati, adesso vedo cosa riuscirò a fare insomma. E nulla, per oggi è tutto, spero che i miei acquisti vi siano piaciuti e al prossimo video. Ciao ciao!